Buonasera, buonasera, buonasera. Ecco, adesso si vede, a caso. Bentornati su Dying Light. Allora, ieri sera ci eravamo lasciati in una situazione abbastanza spinosa, se non ricordo male. Those charges lit up the building with a big, fiery, sad face. It'd be pretty damn hard to miss that from outside the city. Esatto. Ci eravamo lasciati dopo aver fatto saltare in aria parte di un edificio in modo da disegnare una faccina triste. Ma il nostro piano è andato in fumo dopo circa 20 secondi dall'attuazione. I know, but I lost my one and only way to reach him. Guys, listen. Savvy's figured out a way to break through the jam. Ah, ok, ecco. Pensavo di essere ancora dentro. Ok, Jade, you heard that? We have to meet. Yeah. All right. Meet me in that red building on Emerald Canal. Sì. Esattamente. La situazione spinosa è proprio questa, ovvero che siamo parecchio lontani da qualsiasi tipo di rifugio, credo almeno. No, in realtà ce n'è uno qua, ok, meno spinosa di quanto pensassi. Comunque spinosa perché siamo nel bel mezzo della notte, quindi ci sono i super zombie pronti a farci un culo tanto. Oh, per l'appunto, cado. Allora, in teoria se non accendo le luci loro non mi vedono. Che è super buona come cosa. Ok. Perfetto. Allora, qui c'è. Che faccio? Me la rischio? Potrei rischiarmela ad arrivare direttamente alla torre. Quanto dista? 30. Ah no, è due passi praticamente. Oh merda. Qualcosa mi dice che non li faccio fuori con un solo colpo, sti qua però. Cioè, anche prendendoli alla testa, dubito seriamente di riuscire a one-shottarli. No? Forse posso andare tipo adesso. Di qui, poi salto sopra. Ok. E qui dov'è che sarebbe il punto di raccolta, il punto di ritrovo? Porca troia, è qui? No, non mi ha visto. Più di sotto, tipo qua? Perfetto. No! No! Che errore! Che errore tremendo! Ok, Holy fuck, che spavento. Credo fare il giapponese. Ok, siamo qui. È qui che la incontriamo? Oh merda. Jade! Jade! What happens to a scorpion when you call. Oh merda! Oh no! Troy, this is Crane. L'hanno Ryza's taken Jade. beccata! He has her in some museum somewhere. Do you know what he's talking about? Museum, yes. Ryza is using it as his headquarters. Crane, you can't go there. That place was built as a fortress. You'd be walking into a massive trap. No, it's not subtle enough to be a trap. There's gotta be a way to sneak in, right? I mean, some way to surprise him. Let me think. Tariq, maybe? He's the museum's curator. He should know something about the dungeons hidden beneath the fortress. Great, I'll talk to him. All right. There's a building with a rooftop garden. You'll find Tariq there. Una cosa che secondo me. Che If you get the spavento. chance, find yourself some new weapons. Minchia. You'll need them. Più nuove di così? C'ho una pistola e un fucile. Fucile d'assalto. Man. Dicevo, una cosa che secondo me è fatta molto bene è il movimento di camera quando ci sono le cutscene in prima persona. Apprezzo molto, l'avevo notato anche quando abbiamo salvato il dottore
da quel ripostiglio in cui era rinchiuso sottoterra, che Crane continuava a guardare fuori per assicurarsi che non ci fosse qualcuno che arrivava dalle sue spalle. Questa è una cosa fatta bene, secondo me, di questo gioco. Adesso, parlando di cose serie, che cazzo buildiamo qua? Mimetizzazione, attacco mimetico. Sì, granate fai da te, bombe trappola. Effetti aggiuntivi, esplosioni di sangue. Vabbè, queste quasi. Shuriken elementali. Può essere. Cioè, la questione è utile utilizzarli anche contro le persone? Perché, tipo, gli scudi non li sto usando per niente. Autoesplosive. Non credo che saranno così utili. Mentre gli Shuriken ci aprono poi la via a granate fai da te e bombe trappola. Quindi per ora. Pino per morti. Holy fuck! Un rampino! Però quando è 12, noi siamo a livello 11, quindi al prossimo livello. Maggiore efficienza di più colpi critici. Superstite definitivo. Se la gente di Arran riceve un bonus aggiuntivo alla salute e impari a usare il rampino. Lo scudo della mimetizzazione con maggiore efficienza. Vabbè, per ora prendiamo sti shuriken, poi prenderemo assolutamente il rampino. Agilità. Siamo abbastanza bassi come livello di agilità, eh. Caduta attutita, non mi interessa. Fuga, se viene afferrato, va bene. Calcio di rimbalzo. Spezza gambe, uno scivolato spezza le gambe al nemico, va bene. Calcio di rimbalzo, presa. Per scaraventarli via. No, fuga, fuga istantanea. Ok, caduta passiva, capriola in avanti. Speronamento. Placcaggio. Poi cosa abbiamo? Tic-tac. Su un'altra super. Ah, interessante. Diventi un esperto con il più a lungo. Ti arrampichi più veloce. Tieni agilità più rapidamente. E accedi a un nuovo set di abilità estreme per la corsa. Figo. Per ora, però, non abbiamo granché di interessante. Io magari farei. Colpo posteriore. Non lo useremo mai. Questo è un calcio di rimbalzo. Questo magari può essere utile se ci capita qualcuno davanti. Anche questo però non so quanto effettivamente lo utilizzeremo. E vabbè, questo mi mette però un po' nei casini, no? Sì. Torno al nascondiglio io per forza. Posso tornare senza farmi divorare? C'è un modo per me. Forse così. Ok. Ok, dovrei esserci più o meno. Come ci arrivo lì da qui? Vero? No. Ah, no, mi sa che è il modo sbagliato di farlo. Scusa? Tu sei caduto come un cretino, va bene. Forse così. Ok, perfetto. No! E vabbè, però. Allora lo fai apposta. Cristo Dio. Allora, proviamo così. Sta cosa di dover tenere premuto la barra spaziatrice per aggrapparsi è un po' stupida. Non credo che ci siano giochi che fanno sta cosa. Cioè, di solito è il contrario. Ti aggrappa in automatico e poi tu devi premere qualcosa per rilasciare. E c'è un motivo per questo, perché costringere. Non disponibile di no. Drink for. The ad for DLC, ok. Ah, devo entrare, giustamente. Entrare nelle fogne. No, io volevo il punto sicuro. Non posso dormire qui? Sono scemo io? Non posso dormire qui? E credevo fosse un rifugio questo. C'è la bacheca delle taglie. Dove sta la bacheca qua? Ok, non capisco, mate. Ma sto sbagliando qualcosa? Proviamo a entrare nelle fogne, magari è dentro le fogne il punto di sicuro? Mi sembra strano. Troy says the place was originally built as a fortress, and now it's Rice's biggest outpost in Sector Zero. I gotta get in there before Jade gets hurt, or killed, or
worse. Ferita, uccisa o peggio? No! Vedi? Non è qua il mio posto sicuro, mate. Mi stai scammando alla grande. Il problema è che io ho pure 35 di vita, quindi anche a farmela di corsa rischio di morire. Devo capire dove sta il rifugio. Forse sopra? Tipo sul tetto ancora? Ancora più in alto? Vediamo. No, qua mi sembra strano. No, infatti, vedi? Però vedi, lo segnala proprio chiaro e tondo il... la zona sicura. E niente, non c'è... sono stato scammato. Ho perso... 70% della mia barra HP per niente. Puttana, che spavento. Vabbè, io cammino sui tetti a sto punto. Tate zit. Um, 200 metri. E questo? Hey Troy, I found a poster promoting some sort of challenge. Oh no, altre sfide. No, lasciami stare. Hey Troy, you copy? Troy non mi caga. Troy is out of range, my friend, but I will gladly explain challenges to you. I am Bozak and my challenges are posted all over town. Just read the description and do as they say, and at the end you'll be rewarded. Qua c'è un altro rifugio. You must have too much time on your hands. Forse non dovrei fare questa cosa. Forse non dovrei fare questa cosa. Troppo vicino. Vedi lì c'è un altro. No. Sì, da qui. Da qui è il modo giusto per salire qui. Là. Comunque, effettivamente, devo dire che alcune volte il parkour ti fa sentire proprio l'ansietta, eh. Oh, posso fare scambi con te? No, mi sa di no. Più in basso, mi dici? Qui, tipo? Ok. Questa parte non l'ho mai utilizzata come rifugio, quindi non so di preciso dove stia il letto. Dici più in basso? Ah, forse tipo nella stanzetta qui. Ok, sì. Eccoci qua. Perfetto, siamo sopravvissuti a un'altra notte. Che voglio dire? Già, è un buon risultato. 1700, fantastico. Allora, perfetto. Adesso, io a te ti devo vendere un bel po' di roba. Carabina militare, carabina militare. Ne teniamo una per ognuno. Poi facciamo martellone, questo lo teniamo. Io vorrei iniziare a comprare roba perché abbiamo 18k in tasca. Sta roba io gliela venderei e basta. Vendi tutti. Vendi tutti. Sigarette vendiamo tutti. Perfetto. Ora, cosa compriamo? Innanzitutto compriamo assolutamente... Davvero? Non c'è né alcol né garze? Merda. Munizioni per la carabina, compriamo il massimo. Ah, non abbiamo un cazzo? Perfetto, munizioni col fucile. Compriamo tutti. Munizioni col pistola, prendiamo tutto. Plastica, pigliamola. Vediamo le altre armi. 10k, il piccone antico. Durevolezza 49. Danno 195, insomma, magari anche no. Coltellaccio dura... però questa la metà... Questa potenza... Spara premium... Senti, sai cosa? Io lo piglio, il piccone. Non è molto maneggevole. A sto punto forse è meglio la spranga in termini di... macete tanto. Che vuol dire macete... Macete tanto, proprio. Scusate un attimo. Capisco perché ogni tanto si sposta da solo qua. Vabbè. Dicevamo. Ascia pesante... Arco. Ah, arco? Posso prendere anche le frecce. Fighissima sta cosa. E le frecce probabilmente posso craftarmele, mi verrebbe da pensare. Prendiamo qualche freccia. E compriamo anche... Basta, direi. In realtà abbiamo già un sacco di roba. Anche in termini di roba da utilizzare noi. Secondo me va bene così. Tessuto di fulmine. Che cos'è? Devo modificare le armi. No, quelle modifiche le armi ce le teniamo.
Bella madonna. Spike! Spike! Holy shit! Attenzione! Wasn't easy. Anyway, Brecken sends his best. Oh yeah. And listen, from now on, you can always find me here, okay? Everything I have for you in the slums, that'll all be here too, so feel free to use it. Yeah, thanks, Spike. Grazie, bro. No problem, pal. See you next time. No, io volevo capire il fornitore. Se... Ah, ok, fai tu da fornitore adesso, fantastico. A posto. Bene, torniamo alla ribalta. Dove dobbiamo andare? Di lì. Siamo anche relativamente vicini, dai. Stavo sbagliando tutto. Ok, come arriviamo lì? Cadendo come un pirla. Mi sa che me la devo fare di corsa, aspetta. Meno che non posso fare così, tipo. Ce la posso fare! Non l'ha fatto. Vedi perché sta cosa del tenere premuto non va bene? Perché poi ti confondi, cioè non capisci se l'ha fatta o meno. Invece se la fai in automatico, basta. Se la fa, fa. Se la fa, la fa, se non lo sai che hai sbagliato. Punto e basta, capito? Non apprezzo particolarmente questa scelta di costringerti a tenere premuto la barra spaziatrice, onestamente. È un errore, a mio parere. Cioè, più che un errore, è una scelta... non buona. Ci sono scelte opinabili, questa non è opinabile, secondo me. Tariq? Oh, hey! We don't have anything here but a few scraps of food. No, 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 stai calmo, stai calmo. Vabbè, inizio a parlarti, poi mi faccio una dormitina. Relax. Troy sent me. Troy? Finito l'acqua, cazzo. I've been a nervous wreck since I found this kid. He's got nobody to look out for him. But I'm not so good with kids, you know. That's not why I'm here. Me frega un cazzo del bambino, ok? I promise she'd send someone. I need to get into the museum. The museum? But Troy told me someone would come to help. She promised. Okay, Tariq, you tell me how to get into the museum and maybe I can sort out your problem here, okay? Ryze controls the museum. He would kill you on sight. Well, then I can't have him see me. Now, Troy said you used to be the curator and that if anybody would know a way in, it'd be you. So, how do I do it? Do you have scuba gear, perhaps? No. No. Too bad. There's an entrance under the surface of Emerald Pond, but it would be a long swim under the water. You would most likely drown. Yeah, well, most likely isn't definitely, so... guess I'll give it a try. Wow, va bene. Okay, I guess. Non mi sembra proprio una strategia ottimale. Speriamo che ce la faccio. Però, hey, cosa ne so io di strategie ottimali, no? Adesso, ok, questa è mattina, siamo di nuovo di mattina. Sì, sì, perfetto. Oh, merda, è lontano. Comunque sono davvero contento di avere un sacco di armi da fuoco e munizioni in abbondanza, posso essere sincero. Perché penso proprio che il sistema di combattimento di questo gioco sia penoso. Fottiti. E di conseguenza avere delle armi a portata di mano è sempre un plus per quanto mi riguarda. No, sono caduto. Dovrei possibilmente stare sui tetti io. Facciamo da qua. Sono bloccato? Sono bloccato, fantastico. Mi si era glitchato tutto. Ok, 230 metri. Bene, bene, qua ci sono i cavi. Che fighi sti cavi. Questi sono molto comodi. Mi sa che non c'erano negli slums. Nel quartiere povero, eh. È una roba nuova, credo. Come faccio a fare da qui io? Eccolo là.
Sono scivolato. Vabbè, colpa mia qua, per carità. Speriamo che quello non mi veda. Corro. Messo, promesso, promesso. Ma no, ma come? Ma hai fallito un dropkick? Ma che cazzo? Ma fai schifo, Dio santo. Ma ti ho fatto imparare l'abilità apposta. Ma dimmi te. Vabbè, comunque, possiamo arrivarci a nuoto, 100 metri. Voglio dire, ce la farei pure io, che non sono proprio un soldato addestrato. Cento metri di cui a 50 c'è una spiaggetta sulla quale riposarsi, quindi insomma. Ce la fa... No, è Dio buono! Quanto sono stupido! Dovevo prenderla a calci... Ah, sono due qua. Dovevo prenderla a calci subito, sono un babbo io. Questa era del caffè, a caso. Ah, merda, ma sono tanti. No, 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 no. Esci, esci, esci. Ma Dio strapor... Tentoso, che fenomeno che è Gesù. Basta, oh, basta, ma che è? Senti, io cambio arma. E gli è meno. E gli è meno. Voglio vedere cosa c'è qua dentro. Voglio vedere se vale la pena. Ok. Posto. Era anche facile. Oh, shuriken. Coltelli da lancio militare. Sì, shuriken, vabbè, kunai. Va bene, quindi io devo andare... Aspetta, dov'è che devo andare? Ah, qui. Devo cercare un ingresso sott'acqua, praticamente. Che immagino sia segnato da questa barca. Può essere. Si vede una sega. Oh, eccolo qua, trovato. Allora, torniamo su per prendere aria. Io ancora non ho capito se c'è la meccanica del prendere aria o meno. Però io per sicurezza la vado a prendere, che non si sa mai. Ok, sì, effettivamente avrei fatto fatica pure io. Eccola qua. Ok, sì, c'è la meccanica dell'aria. Ok, interessante. Perfetto. Ok, ci siamo, dai. È stato più facile del previsto. Nice, nice. Vedo un cazzo. Base di Rice. Aia. Jade's being held hostage at the museum. Sì, sì, questo ce l'hai già detto, grazie. Devo curarmi. Devo curarmi poco ma sicuro. Ah, i medikit non ti refillano tutta la vita. Solo una buona parte. Ho 30 frecce io in tutto questo. Ho 30 frecce, ho intenzione di utilizzarle tutte a dovere. Dove devo andare? Qui? Di qui. C'è un bel po' di sangue. Aiuto. Spero di dover andare di qua, perché altrimenti sono tipo fottuto. Mi sa di no. No, sì, fortuna. Fortunato me. Ma ce la faccio? Sì, ce la faccio. Meno male. Ah, cazzo, no. Pensavo fosse già qui l'aria... Dai, dai, dai. Ok. Ok, sì. Bene, bene, bene. Ok, si va. Permesso. Scusi, grazie. Gli zombie quindi non funzionano sott'acqua. Chissà come funziona la questione zombie sott'acqua. Perché sono pochi... Almeno, non credo di ricordarmi nessun film o anime o, insomma, opera che parlasse di zombie e del loro contatto con l'acqua. Perché, tipo, non muoiono se gli spari ai polmoni, no? Quindi non credo che sia un problema di polmoni.
perché l'unico modo per uccidere uno zombie in teoria è staccargli la testa, spaccargli la testa, insomma ferirlo violentemente alla testa. E a quel punto in teoria sono morti. Veloce, 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 veloce. Ok. Bene. Però questi zombie hanno la testa ancora intatta. Quindi in che modo la... Ce la fai? No. Dove devo andare? Ma di qua? Ok, va bene. Non farò ulteriori domande. Dicevo, questi zombie sott'acqua sono... Hanno la testa integra, mi sembra. Quindi... Tipo l'acqua nei polmoni... Può essere che magari avendo l'acqua nei polmoni e rimanendo sott'acqua per tanto tempo non gli arriva ossigeno al cervello e quindi muoiono? Oh, shit. No. Not now. E vabbè. Troy. I hear you. I'm in. That was the easiest part of this. Ah sì? Ah sì? You really suck at pep talks, Troy. Not my job, but good luck. Come faccio a salire fino a lì? Di qui non posso arrivare. Mi sembra... Ah, ok, qua. Easy. Poi da qui faccio tipo così. Poi così. E poi così. Easy peasy. Ora, io mi terrei qua sul lato. Sfondiamo questo. Posso fare direttamente il salto di là, sì. Ok, piccolo glitchino, ma va bene così. Qua sfondiamo tutto. Ora, c'è l'acqua sotto, quindi in teoria non mi dovrei preoccupare. Posso farlo magari così, sì. Giusto per essere sicuro. La barra spaziatrice. Oh, oh, chi si vede qui? Oh, shit. You see that? Hey. Vabbè, l'arco non one shot. Mi sa che no. Ed erano anche headshot quelli. Credo di avergli fatto almeno due headshot. Io inizio a prenderle per ora la carabina della polizia. Però le frecce rimangono integre dopo averle scoccate, sembrerebbe. Fammi vedere quante ne ho. 29. Inventario pieno, questi sono proiettili. Va bene, dai, insomma, ci può stare. Non ho capito come mi hanno sgamato le guardie, sinceramente. Però va bene così. Allora. E qua mi sa che si inizia a sparare, a giudicare dal level design di questa zona. Così a occhio e croce. Eccolo là. The last time we met you took something of mine. Pulito. I took something of yours. I don't negotiate with assholes, Rice. I get out of here with Jade, or I take your other hand too. Your choice. You cannot simply demand to have her, Crane. You must make a showing of effort first. Eccolo qui. Porca puttana quanti. Dove stanno? Allora, prima regola. Spalle al muro. Ah, mi lanciano anche le granate adesso. Ah, ma questo è un... non si capivano che erano vetri questi qua. What? Pure le granate, vabbè. Ok, questi sono vetri. Sono molto trasparenti. E però finché ci sono i vetri per me è un problema sparargli a sti qua. A parte che abbiamo pure il wall hack, ma va bene così. Quello che cazzo spara, che ci sono sei muri in mezzo. Posso ritirargliela indietro, tipo le granate, secondo voi? Porca puttana, sono tutti qua! Suca. Mm.
Dai, che era un headshot quello. Va bene, abbiamo capito. Ah no, aspetta, non ho il fucile. No, togliamo l'arco qui. Anzi, scusami, no, l'arco lo lasciamo. Togliamo la spranga di ferro che dubito ci servirà. Mettiamo la carabina. Salve! Dove sta? Cazzo, qua c'è la granata. Vabbè, non dovrebbe farmi danno qui. Su un coglione. Eccola qui, la carabina militare, quindi... pianta proiettili l'uno dietro l'altro. Ah, quei due li ho fatti fuori con... con la Molotov. Buono. Da dove? Chi? Cosa? Da sopra, figli di puttana. Eccolo lì, t'ho visto, t'ho visto. Easy. Ma attraverso i muri, bastardo, c'è il wall hack, anche lui. Devo scappare, devo scappare, devo scappare. Ok. Quello è ancora vivo, quello per terra, no, vero? Beh? Oh, minchia. Quanti colpi in testa ti devo menare? Devo recuperare munizioni. Eccole qua. Sì, 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 vengo a prenderti il cazzo di cervello, mo. Vabbè, dai, lasciamoli qua. Via! Si apre? Ma ha scammato! Ah, forse devo salire. Sì, mi sa che l'obiettivo è quello di salire. Dove sono i nemici? Io vedo che c'è... sulla minimappa vedo dei nemici! La rincorsa è importante. Ah, ecco cos'erano le cose blu che vedevo. Ok, munizioni per carabina, siamo pieni, perfetto. Salve! Ehi! Insomma, ti poteva andare meglio, mi sa, eh? Cucù! Presi? Non li ho presi, davvero? Davvero? Ah, a parte che sto crepando male qua. Ero convinto di averli presi con... è un cazzo. Ah no, vedi, uno è morto. È solo l'altro che sta facendo finta. A posto. È morto quello, vero? Sì. Ok. Qui roba utile, figurati. Munizioni? Munizioni, perfetto. Bene, dai, vabbè, finché ho un'arma da fuoco in mano, direi che... finché ho un'arma da fuoco e non mi trasformo in zombie, dovrebbe andare tutto bene. Stai zitto, Dio buono, sono tutto storto. Recuperiamo un attimo... respiro. Prendiamo le scale con calma. Ok. Come usciamo da qui? Così? Facile, facile? Facile, facile. Amici? Eccoli qua. Guarda, guarda, guarda. Madonna, come l'ho preso bene quello. Chi è che spara da dove, scusami? Ah, lì. Ah, vabbè, dai. Ci stava. Bel tiro. Bel tiro. A tryharder, ti sto facendo solo headshot praticamente. Sto facendo una run solo headshot, mi dici tryharder. Suka. Ma? Non moriva? Scusa? Olè. Morto? Vabbè, lo prendo come un sì, dai. Cazzo, quanti
sono sti stronzi? Aspetta, ma io devo andare dall'altra parte? Oh no. Oh. io lo so cosa vuoi fare qua. Vuoi farmi cascare di sotto? Sarebbe molto intelligente come cosa farmi cascare di sotto. Tipo che a un certo punto mi spara qualcuno e mi fa crollare tutto sotto. Chi è che mi sta sparando? Ah, però scusami, se di qui è bloccato e di lì è bloccato, cosa devo fare? Ah, devo tipo saltare dal centro? Però non è morto. Va bene, facciamo così. Sono tutti vulnerabili in testa. Ci arrivo! Vabbè, lì non... No. Cioè, secondo me il giocatore non poteva aspettarsi di arrivarci. Era davvero oltre il limite. Fa male il ginocchio. Che devo fare qui? Elimina gli infetti? Ma scherzi? Ma è tantissima roba da fare. Aspetta, facciamo così, guarda. Vediamo se gli insetti muoiono con un colpo in testa. Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Vediamo che altro c'è. Ma? Ah, c'è la fisica, tipo, che... mi sa di sì, sì. A parte che è un po' lento. Non è morta, bastarda! No, l'ho mancato. Mancato due volte. Bello però giocare con l'arco e freccia. Mi ricorda Tomb Raider. Piu! Ok, quella è morta, sicuro, adesso. Ok, presa al collo. Oh no, sto finendo le frecce. Comunque si sembrerebbe che gli headshot one-shottino. Vabbè, non so come sia possibile che questo non fosse un headshot. Questo è decisamente un headshot, ma ok. Mi sa che no, gli headshot non one-shottano. Che fa? Esplode? Non esplode, perfetto. Ce n'era un altro, se non sbaglio. Però vabbè, quello posso menarlo così, credo. No, sono tanti, sono tanti, sono tanti. Che errore. Questa ancora non è morta dopo due... Dopo due cazzo di frecce in testa? Ancora? Ancora? Con che coraggio? Io raccatto tutti intanto. Che spavento, vai via. Deficiente, non lo fare mai più. Guai. Aspetta, guarda, con le frecce, con le frecce. Piu! Fatto, ce l'ho fatta, bravo me. Ancora? Vediamo quante ne riesco a recuperare. 17, 18. Non tantissime. Un po' le ho perse. 9, 20. Inventario pieno, 21. Dai, neanche troppe in realtà, ne ho perse. 22. Ero a 29. 23. Quasi tutte le ho recuperate. Vabbè, dai, bene così. Si apre? Si apre. Ho mal di gola. Cioè, ho la gola come se avessi preso freddo. Oh shit. Oh shit, what have they done to you? Fine, Crane. Tahir knocked me over the head before he dumped me in here. Just give me a minute. Oh, I'll be right as rain. You do not have the luxury of a minute, Scorpion. Aya. In fact, what little time you have, you owe to me. Thanks to your repair of my antennas, Crane, I've listened to every word any of you have said. How do you suppose I found you, Miss Aldemir? Or the good Dr. Camden? How do you think I broke the connection between the sectors? I... am the director of this field. And now that I have Zera's research,
The GRE will do as I command, which renders the two of you useless. Tahir! Non mi è ben chiaro. E vabbè, aspetta un attimo, Cristo. No, diciamo, non mi è ben chiaro il modo in cui il GRE dovrebbe seguire i suoi ordini, perché il GRE ha abbondantemente dimostrato il fatto, cioè, di sbattersene completamente il cazzo di chiunque sia qui dentro e di qualsiasi siano le loro disponibilità. Cioè, se cancellano la città, cancellano il problema, no? Quindi non vedo perché dovrebbero, tipo, sbattersi a contrattare con lui. Mi sembra un po' strano. Vabbè. Aspetta. Vedi il problema, Cristo. Io devo equipare le Molotov, ma non posso. Via. Sì, ma vaffanculo. Guarda quanti cazzo sono. Salviamo lei. Non so se l'ho proprio salvata menandogli giù una molotov in testa, però si fa quel che si può, dai. Non vedo un cazzo, però. Prima cosa, ok. Oh, attenzione. Sai che dovrò recuperare un po' di... Muori, grazie. Lì, al volo! L'ho presi, credo. No, la pistola. Perfetto, la pistola va benissimo. Ok, ne rimane solo uno. Easy! Siamo a posto? We Gucci Boys. Ce n'era un altro! Ma tu? Che stai a fare nel frattempo, scusami? Cioè, aiuta Jade a uccidere tutti gli infetti? Non mi pare che stia andando proprio così la cosa. Vabbè, facciamolo fuori. Ho paura che adesso arrivi un'altra ondata, più che altro. Per questo non volevo ucciderlo lui. Ah, ok, no, niente, a posto. Sto iniziando a non essere proprio pienissimo di munizioni, Qui cosa c'è? Niente? Niente, va bene. Andiamo, Jade. Ma qui non ci sono tipo una marea di zombie? Domanda? Oh, Jade, no. Era abbastanza... Ci ho pensato. C'è il morso lì, si vede da qui. Si vede da qui, c'è il morso sul polpaccio. Non è nobile, è stupido. Ecco. Oh! Ma non glielo devi dire, glielo devi piantare nel collo e basta. I just want you to promise me one thing. When the time comes, you're the one who takes me out. What? No, I... Promise me! Jade, I can't... Che scamava. Dov'è, oh? A stronza! Crane, can you hear me? Madonna, sei già così avanti? Jade, where are you? Jade? Ma? I need you to hear me, Crane. Non eravamo esattamente qui poco fa? Ti ascolto. Che c'hai? Crane, can you hear me? Sì, ti sento. Ma tu non sei andata tipo di qua? Jade, where are you? Non possiamo fare altro. Jade? Lui è obnubilato. Ah, c'è la luce verde. Ok. Ok.
E te sto ascoltà. Ah, vedi, sta mezzo impazzendo. Ok, quale sarà quello giusto adesso? Qual è il... Hai dei punti abilità da spendere, giusto? Andiamo a vedere un attimino. Livello di forza, attenzione. Picchia terra, fantastico. Non mi interessa, la pestata mi interessava a me. Aspetta, focalizzazione, ok. Attacco di forza, va bene. Lancio in mischia, no, questo qua. Colpire lo stesso nemico fa più danno. E dove devo andare? Allora, vediamo. C'è qualcosa che mi indica la via giusta? Oppure le provo semplicemente tutti e tre? Posso aprirne una a caso? Forse mi dà... cioè mi fa ricominciare da capo se sbaglio? Può essere? Vediamo che succede. No. Semplicemente chiuso, va bene. Non vedo indicazioni su dove andare. Vedo scie per terra, non vedo segnali luminosi, non vedo nulla. Quindi le provo tutte e tre, direi. Perfetto, era la prima. Fantastico. Molto bene. Che spavento. Ok. Che devo fare? Mi butto? Ah no, di qua, di qua. Ma noi siamo stati morsi giorni fa. Non mi pare che sia troppo tardi. Posso essere sincero? Sai che c'è qui per terra? I mattoncini del Jenga? E l'orsacchio ottopotto. Dove devo andare? Di qua. C'è la scaletta? Eh no, però. Eh no. Non mi dire che ho perso esperienza pure qua. Cazzo. Ok. Allora, vediamo che succede se tengo premuto barra spaziatrice. Mi blocco, perfetto. Per un po' ti blamavo per Amir's death. Sì, avevo notato. Sai, qualcosa me l'aveva fatto intuire. No. But I realized it was time for Amir. It was time for him to go. Beh, è un modo un po' strano di pensarla. Però, ok. No, da. Dio. Dove cazzo sono adesso? Qui, ok. 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 Che spavento i bambini, no! Ok, gli zombie, ma i bambini no, ti prego. No, ok, ma... Salve, scusate, non volevo disturbare, proseguite pure la lezione. Ho sbloccato l'achievement. Filippidis. Mi sa che ho corso tanto. Che cazzo? Figa, ubriachissimo lui. Cos'è sta roba? Ah, un telo a caso, va bene. Va bene. Oh! Di nuovo! Cazzo è Harry Potter? Quanti cadaveri? Chi è sto qui? Il tizio che c'è mo... Ah no, è il dottore! Uè. Ci sto provando. È un attimo complicato. Rahim's life counted. And now he's gone.
Ho capito. Amir gli è andata male. Raim era un coglione, però. Fatelo dire. Se sacrificare la mia vita significa salvare tutti in Haran, allora è quello che voglio fare. Per favore, non ora. Dove vai? Ui! Ci ho provato. Volevo prenderla al volo, invece niente. All'Aki. Ai pali? Oh no. Oh no. È la prima volta che faccio sta cosa in sto gioco. E che c'entra questo? Ok. E ti vedo un po' contraddittoria però. Cioè mi stai dicendo la vita deve avere termine. Però dici no, ma l'ho lavorato tanto, ho fatto il mio meglio. E dove devo andare? Forse qui? Ah, al contrario, chiaro, certo. Va bene. No. Scusa? Oh merda! Oh merda! Wow! One of us has to live, Kyle. You just remember what you promised me. Figa sta cosa. Mi è piaciuta questa parte. Disappointing, Crane. You and you get in there and kill them. Ma questi qua sono armati con un macete. Cioè io c'ho un equipaggiamento dell'intero esercito americano in spalla. Sti qua col macete. Ah vabbè, è arrivato il momento supereroina, va bene. Vabbè dai, altra cazzata. Almeno loro non sono armati con armi da fuoco. Non hanno un fucile. Cioè anti-zin ne abbiamo? Niente? Ah. In this world is kill or be killed. Jade. Ma le mettere il dito in faccia, cretino! Ce l'hai così tanto... Ah beh no, giustamente gli abbiamo staccato via un braccio. Potevi chiuderle tipo gli occhi, no? Non si fa sta cosa. Eccolo qua. Perfetto, se n'è ricordato. Che fra l'altro l'ha fatto solo con lei. Con Raim non si è sbattuto, eh. Vabbè. Ma le mie armi? E le mie armi? Nothing you do will make a bit of difference. Aia. And there's nothing you can do to stop it. Aia. Ma? Io ancora non capisco come cazzo vorrebbero fare sti combattimenti loro. Cioè non ho capito quando è che dovrei attaccare io, tipo... vabbè. Io adesso dovrei attaccare, però lui è lontano, quindi non posso attaccare, anche volendo. Ok, così, tipo... Fa schivo, poi lui mi si avvicina, faccio lo attacco. E poi mi allontano. E no, vedi, perché qua poteva colpirmi se mi fossi avvicinato a dovere.
Aia. No, manco... ho capito, però mi devi dare il tempo... Devi dare il tempo di rialzarmi, scusami. Va bene. I guess. Non si capisce quando è il momento di attaccare, capito? No, pure i cazzo di ossessimo. Che è? Sono zombie o è gente che mi spara? No, sono altri stronzi qua. Dai, che due coglioni. Non ho manco modo di saltare sopra, capito? Sono circondato. Cosa devo fare? Ok, 25. Ok, fino a 35 arrivo adesso. Ok. Allora, attacchiamo prima quello... No, dove sono? Ah, ok. Posso accendere la torcia adesso. E... Niente. No, questo è il boss. Non... Grazie, non ho le armi, però. Apprezzo il consiglio, ma non ho la pistola. Un po' complicato. Sono manco spawnato, già mi ammazza sto qua, fantastico. Ok, uno è andato, poi, prossimo. Ok. Posto, abbiamo risolto con loro? Fantastico. Adesso, via qua. Va bene, schivo subito immediatamente. Forse non dovrei schivare all'indietro, forse dovrei tipo schivare di lato. No. L'ho schivata questa, ma ha preso durante la schivata. Forse deve andare tipo dal lato opposto rispetto a dove lui attacca, così... No, mi prende comunque! Non serve un cazzo! Cioè, ogni volta che penso di trovare qualche idea, no! Non gliene frega nulla! Mi ha preso! Ok, dai, portiamolo basso, adesso fa spawnare gli altri compagni. Va bene. Mi attacca pure a terra. Va bene. Fendente dall'alto che mi colpisce anche. Tanto. A chi servono i punti esperienza, no? Sta cosa che perdi punti esperienza quando muori, boh. Oh. Un po' una troiata, posso dirlo. Ma dove cazzo l'ha preso? Armene efficace? E quindi? Cosa faccio con l'armene efficace io qua? Pronto? Questi hanno armi? Oh, hanno il falcetto, dai. Vabbè, che due coglioni. Dai, facciamo, vediamo chi muore prima. Affanculo. Così, proprio così, ignorante. Oh, sei morto prima tu. Affanculo. Look at that. Jade lost her life for this thing. It's just lying on the floor. Ci hai provato. Ice must have dropped him when he was trying not to get shot, huh? Che? Where's the other package? Ce l'ha lui, ovviamente. Wow, to hear. You're looking pretty fucked up, huh? Yeah, those don't look like the kinds of wounds you recover from. Then kill me. No, no, ti lascio qui a soffrire. I should just leave you here to suffer. That's what you deserve. No, ma non devi... Because you're not the kind of loose end you leave untied. Ah, vabbè. Potrebbe quasi avere senso. Quasi avere senso, direi. Perfetto, mi dai le armi mie, gentilmente? Crane, you're alive. Troy, Jade. Jade's dead. Vabbè. Qua sono spariti tutti gli zombie? I'm really sorry, Crane. Va bene. Jade saved my life, Troy.
again. She died saving me. Crane, you've still got to call off the ministry. That's why Jade sacrificed herself, so you could do this. Is Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, but to do it, you need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal jamming. Okay. I'll wait for you in the safe zone. Halfway to the antenna, where you'll need to mount the amp. Okay. On my way. Cavolo, che merda. Inventario, non hai più i tuoi averi con te. Quando mai? Almeno abbiamo l'arma di Tahir. Fa un bel po' di danno. Non male, posso ripararla 5 volte. Nice. Ma se tipo volessi evitarvi, che si fa qua? Vi ignoro la grande, sì. Dove devo andare? Ah, sotto. Senti, ma io se vi ammazzo e basta, voi che facciamo? Non è meglio? Ah, cazzo, aspetta. Aspetta che quello non va bene come arma. Mamma mia. La sagra dei coglioni, proprio. M'è compreso, eh. M'è compreso. La sagra dei buffoni. Ah, ripigliamoci tutto quello che è nostro. Carabine della polizia lo possiamo lasciare. Pistola ci serve, il resto lo prendiamo. 25 asce non le stiamo usando mai, quindi lasciamole qui. Mettiamo via anche il macete, piccozza, falcetto. Teniamo il coltello da caccia, il coltello, coltello colto fa cagare. E ci prendiamo le molotov, tutte. E poi tutto il resto. Che palle sta cosa che non ti ridà tutto di default, cazzo. E che ti fa anche fare tutta sta cosa. Che ricomincia sempre dall'inizio. Cioè... Ma dai. Senti, io sta roba quasi quasi la lascerei qui. Prendo solo le garze, l'alcol e eventualmente i fili che mi servono. Come cazzo si chiama? I pezzi di metallo per sistemare la roba. Kit di pronto soccorso, grimaldelli. Vabbè, a sto punto prendo tutto, abbiamo capito. Faccio prima a prendere tutto, mi sa. Lame, provviste domestiche, funghi fluorescenti e siamo a posto. Bene. Allora, vediamo un po'. Inventario, abbiamo coltello da comando, lo cambiamo con la carabina. Abbiamo l'arco, che lo mettiamo qui. L'accetta chiodata va bene. E poi questo lo cambiamo con la pistola. L'arma di Amir la utilizzeremo eventualmente, se necessario, più avanti. Magari per qualche boss fight o roba del genere. Jade and I are both infected and Rice made us fight for Antizin. She let me have it. Sacrificed her life for me. And when she turned, I had to put her out of her misery. First Raheem, now Jade. I swear I'm gonna fucking make Rice pay. Beh, che dire. 20k di esperienza. Abbiamo qualche nuovo... No, mai. È esploso qualcosa o è solo la mia impressione? Ok, allora, io devo comprare delle munizioni per pistola, che siamo a metà del massimo. Andrei direttamente al punto d'incontro a sto punto. Guardi sti vicoletti. Porca troia! Che cazzo ci facevano quelli lì? E chi li aveva visti? Cos'è sta roba? No entry? Ah, forse sono tipo... Cosa succede? Sono tipo delle sfide? Qui devi fare fuori tutti gli zombie dentro una certa zona? Mi verrebbe da pensare. Così, a occhio e croce. Qui ci arrivo fino a lì? Ah beh, non serve, tanto c'è il coso qui. E va bene. Ok.
Va bene, ok. Qua stavo rischiando di crepare male. Sento bambini? Non voglio saperne niente dei bambini io. Zero totale, guarda. Come faccio? Vado di qui e basta. Oh no, non posso salire di più? Come si sale qui? Sto entrando in un rifugio, ok. E che giro devo fare? Ah, ok, così forse. A posto, poi così. Ah, ok, potrei riposare fino a sera. Però io vorrei qualcuno a cui vendere la mia roba. Ecco di qua. Fantastico. Allora, vediamo un po'. Ah, ma ti posso vendere solo la roba che ho nello zaino attivamente. Non posso venderti tipo quello che ho nel... C'è il coso... Ah, perfetto, sì, va bene, allora facciamo così. Piano piano ti vendo tutto. Allora, vendiamo carabina militare. Qual era quella che sparava a raffica? Boh, vabbè. Vendiamo la carabina della polizia, dai. E per il resto, boh, ti venderei un po' di robette. La doppietta la teniamo assolutamente. Compriamo munizioni. Munizioni assolutamente, per qualsiasi cosa. Le frecce, sì. Munizioni carabina, sì. Ok, munizioni fucile, sì. Munizioni pistola, sì. Ok. Perfetto, poi garza. Progetto frecce, nel caso dobbiamo craftarle. E poi, questo vabbè, siamo a posto. Piccone antico, è lì che... No, però vorrei tenermi i soldi per evitare poi nel caso di rimanere completamente a secco. E metti caso che mi servono le munizioni, poi è un casino. Facciamo che va bene così. Ok, ancora più in alto dobbiamo andare? Come ci andiamo più in alto? Si esce da qui? Ah no, sono rimasto fino a notte. Errore. Errore gravissimo. Io mi siederei intanto. Anzi, facciamo che facciamo partire la cutscene e poi mi siedo. No, 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 scusa, scusa, scusa. Di qui. Eccoci. Madame. So, what do I have to do? You need to install it at the highest place possible. That way we'll have the best chance to break through. Okay, so let me guess. I need to head out to that giant antenna tower at the edge of town. The fastest way is through the sewers. Savvy will guide you over the radio. So contact him when you get to the other side. And Crane, when you install the amp, make sure to set the correct frequency on your radio. Pull this off and the entire world will hear you. Va bene. See you, Troy. Bene. Dove sta? 300 metri, che però vabbè. Ok. Sono un po' di meno considerando la funivia qua. Ah, oh no, giusto, giusto, giusto. Preciso, preciso, non ho preso manco danno. Allora, io farei il giro da qui. Quello laterale che però mi sembra interconnesso meglio. Posso farlo questa cosa? Posso farla? Wow, figo. All'Assassin's Creed proprio. Salto della fede. Che succede? Pronto? Ok. Ah, devo andare alle fogne, cazzo, ora che ci penso. Però le fogne mi avevano detto che erano una zona un po' rognosetta. E vabbè. Si farà quel che si deve fare. Meno male. Permesso, permesso, scusate, grazie. La schivata in sto gioco fa un po' pena, posso dirlo?
Non è qui? Non è qui, perfetto. Ah, da qui forse devo andare? Ok, sì. Ok, pochino pochino. Ok. 25 grimaldelli. Ehi! C'è un micetto. Perché siete tutti fissati col microfono? Io non capisco. Sia tu che tua sorella. Proprio oh. Appena lo vedete. Scusate un attimo. Avevo messaggi. Dovrei chiuderlo Telegram. Arca puttana. Savvy says the safest way there is through the sewers. Ok. Mi sa che ci siamo persi un pezzo, scusate. Allora. Quindi si torna ad attaccare zombie oppure... Solo umani ammazziamo adesso. La cosa dello scassinare... Che mi dà un po' fastidio... È che è tanto basato sulla fortuna. Nel senso che certo l'abilità è importante... Però potrebbe andarti di culo e la prendi al primo tentativo. Oppure potrebbe andarti male e ti si spacca un grimaldello e mezzo, forse due. Bene. Posso, altri coltelli da lancio militari. Qua c'è un bel po' di roba, eh. Quasi. Nah. Ma dove cazzo era qua? Così. Yes. L'ho indovinata, micetto, l'ho indovinata. Hai visto come sono bravo, micetto? Gioielli, va bene. Ah, questa si apre così a gratis. Apprezzo. Bene. Si va. Sarà la missione finale? In cui ci sarà il fatidico... Oh, la doppietta! Un'altra doppietta! In cui ci sarà il fatidico showdown... con Rice. Forse dovrei spegnere la luce, però se spengo la luce non vedo un cazzo. Onestamente degli zombie non ho paura. Sono pieno di munizioni fino al midollo. Non credo mi daranno... problemi. No, un altro. Ma non l'ha capita la prima volta, Non l'ha capita che i bambini che piangono vuol dire rogne. Minchia, qua li ha richiamati tutti. Che palle. Chi è? Cosa sei tu? Sei uno di quelli che lanciano robe grosse? Cazzo, sono due. Shut it up fast enough, shit. Che cazzo devo fare io qua? E muori. No, l'ho presa! L'ho presa, bastardo. Ce la fai a sparare, dio cane, un colpo davanti a te? Ma perché? Scusami Dante, mi spiace se ti ho fatto spaventare. Dio buono, un colpo in faccia devi mandare. Dritto davanti a... Vaffanculo. Perché c'è la luce UV? Io voglio implodere, vi giuro. Voglio implodere. Voglio implodere violentemente. Ma sono ancora qua... Fa del cazzo? Non salgono qui? Ah, forse non possono salire per limiti del loro... Della loro IA. Non possono salire qui, mi sa. No, vedi? Possono fare un cazzo. Ti
Facciamo venire giù due giusto per sicurezza. Vabbè, ma che cazzata così, scusami. Cioè, tu mi hai fatto respawnare praticamente in un punto in cui posso cittare. Praticamente. Questo ancora non è morto con la freccia in testa. Facciamo che mi abbasso perché altrimenti non c'è più gusto. Ma non è... No, allora, parliamone un attimo. Cioè, la mia mira non fa così schifo. Non mi prendete per il culo. Non mi prendete per il culo. La mia mira non fa così schifo. No, è Dio. Allora, prima cosa mi dai le cazzo di Molotov. Primissima cosa. Seconda cosa, prendete tutti fuoco, figli di puttana. Te compresa. Finiti? Basta? Va qua, che bel barbecue. Bella bracciola. Mua. Sai che c'è lo zoom un po' sminchio. Ok, così dovrebbe andare bene. Torna su, micetto, torna su. Non dovrebbero più esserci... Ancora? Ma non finiscono mai? Senti, usiamo le frecce, va? Che mi sembra uno spreco usare i proiettili per... per dei bot che non possono manco attaccarmi. Vieni su, micetto. Tranquillo, non ce l'avevo con te, patato. Ancora? Ma non finiscono più. No, a sto punto credo che sia proprio un bug. Cioè, loro continuano a spawnare all'infinito? Aspetta, ammazziamo quei due in fondo. Dai, non l'ho preso? Non l'ho ucciso? Ammazziamoli con le frecce. Allora, faccio questo batch. Se continuano a spawnare, faccio il prossimo e poi corro via. Perché è ovvio che qui credo che si sia buggato qualcosa e... continuino ad arrivare mob a cazzo. Senza la logica. Sì, vedi, ne è già spawnato un altro. Corro, che cazzo devo fare? Cioè, continuano a spawnare all'infinito qui. Salve. Statemi bene, mi raccomando. Buona fortuna con tutto. Oddio, best man ever proprio. Allora. Vado a prendere l'acqua e poi parliamo del perché questa zona fa cagare. Datemi un attimo. Alla salute. Ok, allora partiamo dall'inizio, ovvero dal momento in cui il nostro buon Crane scopre il bambino. È già lì c'è il primo difetto, se vogliamo, che non è un difetto di gameplay, ma è un difetto di logica del personaggio. Perché Crane ha già avuto contatto con un bambino che ha fatto un bordello allucinante. Nonostante ciò, continua a dire: sento un bambino? Devo salvarlo, devo aiutarlo, è un altro bambino. Non può, è pericoloso qui. Non starò neanche a spiegarvi
perché è una stronzata di dimensioni bibliche queste. Sono abbastanza sicuro che siate abbastanza intelligenti da capirlo da soli. Ma tralasciamo quello, passiamo alla parte di gameplay. Cosa succede subito dopo che noi sgozziamo il bambino? Succede che noi ci ritroviamo in una stanzetta piccola con una sola uscita. Quell'uscita si dirama su tre lati, di fronte, lato destro e lato sinistro. Da tutti e tre i lati compaiono dei nemici, ok? Al che il giocatore la prima cosa che pensa è: ok, devo fare fuori questo batch di nemici, questa ordata di nemici, e poi posso proseguire. Fantastico. Primo errore: il fatto che i nemici ti circondano, e non sono pochi, sono tanti e sono forti. Secondo errore, ma facciamo solamente di gameplay. Primo errore: i nemici sono tanti e sono forti, e tu sei costretto a correre nella speranza di trovare un punto che ti sia favorevole, ma ormai non puoi, perché hai le spalle chiuse, sei chiuso alle spalle, davanti non puoi andare, a destra non puoi andare, a sinistra non puoi andare perché ci sono i runner, quindi sei fottuto tre volte. Non hai neanche il tempo di organizzarti dopo questa cosa, va bene. Secondo errore: nel momento in cui muori, spawni in un punto in cui sei invulnerabile. Credo che sia autoesplicativo il perché questa sia una stronzata. Terzo punto: i nemici sono infiniti, perché come abbiamo appena visto, spawnano all'infinito. Questo fa sì che il giocatore sprechi un sacco di colpi prima di capire che deve triggerare qualcos'altro per poter andare avanti, no? Adesso che noi abbiamo triggerato il boss grosso che arriva da destra, penso che smetteranno di essere infiniti i nemici, a occhio e croce. Credo che sia così. Terzo errore. Quarto errore: se, e dico se, il giocatore giustamente pensa: ma se i nemici sono infiniti, io che cazzo faccio qua? Corro e basta, no? Vado avanti, corro, scappo via, no? Quarto errore, questa volta di game e level design accoppiato: i nemici ti permettono di oltrepassare il boss grosso e tu ti ritrovi in un punto in cui sei fottuto, perché di nuovo hai le spalle al muro, da destra non puoi andare, da sinistra non puoi andare, davanti a te arriva un'orda di nemici enormemente forti. Quindi il giocatore a quel punto, 1, non può scappare, 2, non può proseguire, 3, è in una situazione di svantaggio così enorme che difficilmente riuscirà a vincere. E in quel caso non è stata colpa del giocatore che non si è preparato a dovere, in quel caso è stata colpa del gioco che ti ha fatto pensare che tu potevi scappare, o meglio, ti ha indotto a considerare il fatto che da una parte avevi nemici infiniti e un boss enorme, dall'altra avevi la possibilità di scappare avanti. No? Perché uno dice: cazzo, se ci sono i nemici infiniti, forse semplicemente devo evitare lo scontro. È una presupposizione abbastanza logica e abbastanza sensata, se volete il mio parere. È normale che un giocatore pensi: io ignoro i nemici, non spreco munizioni, non spreco risorse, non spreco molotov, non spreco medikit, corro dritto e basta. A quel punto arrivi al coso che devi ruotare, e ti rendi conto che non hai il tempo di ruotarlo perché ti stanno arrivando addosso i nemici, e non puoi scappare indietro perché ti stanno arrivando addosso i nemici. Questo punto è una merda. È una merda sotto un'infinità di punti di vista. Va bene, Dante, scusami, sono un po' scomodo così. Ti do fastidio se sto... Va bene, ok. Allora, prepariamoci a dovere adesso che sappiamo tutto quello che dobbiamo sapere. Cambiamo l'arco con la doppietta. Mannaia con la cosa militare. Poi abbiamo le molotov equipaggiate. Abbiamo le molotov equipaggiate. Equipaggiamo le molotov, perfetto. Sono pure caduto. Non sprecherei i colpi qui. Ho messo. Va bene, avevo schivato, ma ok, come dici tu, immagino. Ma gli altri nemici che fine hanno fatto esattamente? Ma non mi hai dato il tempo! Ma non mi hai dato il tempo!
Vabbè, però, Dio. Stretto, è stretto. Sto continuando a morire e sprecare risorse una dopo l'altra. Ma i runner? Cioè, vedete? Adesso continuano a spawnare i runner. Però appena... proprio vicino qua, spariscono, boh. Mancato. Ah, è morto. Vabbè, con la doppietta giustamente gli faccio un danno... che la metà basta. Re? Ah, è un potenziamento. Ok. Che devo fare qua? Vado? Vado. Sperando che non mi arrivino nemici da dietro. Devo buttarmi qua dentro, immagino. Sì. Mancato. Ok. Aspetta, aspetta. Forse ho un'abilità aggiuntiva. Ok. Cazzo. Vabbè, pestate, intanto abbiamo questo che... non è malaccio, dai. Ok, quello lo secco subito proprio. Cosa devo fare io qua? Come posso salire in qualche modo? No, vedi, perché qui c'è la... no, sono... devo mettermi in posizione di svantaggio di mia volontà praticamente. Ok, anche questo è andato. Pure questo. Ci saluta. Allora, io devo andare lì. Come vado lì? Col tubo blu. Ok, gotta get from here to up there. Esatto. Find a ledge or something. Sì, esatto. Andiamo a arrampicarci. Oh, qui abbiamo qualcosa. Oh, hey. Munizioni. Cazzo, devo utilizzare la carabina allora. Che sono munizioni piene. Va bene. Allora, piano. Ok. Adesso il tubo giallo. Dove mi porta? Mi porta lì. Io faccio questa cosa. Sì, in teoria dovrebbe andare bene. Bene, bene, bene. Ce la stiamo facendo. No, dove vai? Dove? No. Giù? Giù? Non giù così! Vai! Olè! Vai che ce l'hai fatta! Ma che bravo bambino! Ma bravo! Porca puttana, che spavento infinito! Ma questa è quella a colpo singolo? Mi ricordo più. Uh-oh. Uh-oh. Mi sa che ha allertato l'intero mondo qui, vero? Sì, questo l'ha già visto. Dai, vaffanculo, facciamo le cose per bene. Venite, venite stronzi, se ci avete il coraggio. Sto arrivando dall'altro lato? Sono svegli? Sono svegli? Ho finito le molotov, cazzo! Problema. Problema serio. Bene, ho finito anche i nemici però. Come la mettiamo?
Sento urla. I runner sono probabilmente i nemici più problematici, perché ti mettono spesso alle strette. Cioè non puoi scappare bene o male da loro, no? Questo crea un sacco di problemi, non da poco. Io ho paura di sapere dove mi porterà questo coso, quindi proseguo di qui. E munizioni? No, niente munizioni? No, mi sa di no. Ah, va bene, va bene. Abbiamo tanti medikit ancora. Penso che ne possiamo fare anche altri volendo. Progetti, posso costruire tipo... vediamo cosa posso costruire. Kit di pronto soccorso, va bene. Molotov, le farei, sì. Purtroppo ho finito gli spaghi. Che è un problema. Liquido conduttore, shuriken esplosivi. Però mi ciucciano via le garze. Vabbè, facciamoli. Ecco, adesso trovare delle munizioni per la carabina mi farebbe felice. Mi farebbe felice non poco, lo ammetto. Ce l'abbiamo fatta? Oh oh. Oh no, siamo arrivati? È quella la torre? Beautiful weather. This must be the place. Eh sì. Perfetto. Che faccio? Non credo di dovermi buttare, o forse sì. Eh sì, mi devo buttare. Eh sì, mi devo buttare. Esatto. Savvy, you there? Yeah, man. You okay? I'm above ground and still in one piece. Oh, good. Now listen. Alcohol, nice. To the substation. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have to search the containers. It'll be in one of them. Would I have to search the place? You mean the card might not even be here? No, no, it's there, mate. It's just the last guy who tried to do something like this made it to one of the containers before we lost contact with him. Ottimo presagio. Avete già mandato qualcuno a cercare la card e lui si è perso o è stato divorato. Avete perso contatto, insomma. Che è equivalente a dire morto. Ok. Ah, cos'è sta roba? Mazza da cricket. E cosa? Ok, leve varie. Qua possiamo scassinare. Quanta roba da scassinare qui, eh? Vabbè, qui ci dobbiamo perdere per forza un grimaldello. Altrimenti non siamo contenti. Vado sempre dal lato sbagliato, devo iniziare da destra. Devo iniziare da destra. Falcetto semplice dorato. Attenzione, leggendario quindi di rarità. Interesting. C'è tipo un posto dove posso dormire qui, no, vero? Manco per il cazzo, c'è un rifugio sicuro. E te pareva. Una volta che inizio da destra, devo andare a sinistra. Mannaia. Vabbè, dai. Tanto ne abbiamo a iosa di grimaldelli. Inventario pieno, peccato, peccato. I potenziamenti non li sto usando mai, perché tanto le armi... Forse potrei usarle tipo sulle... Su sta roba, no? Non posso... Ah, non si possono potenziare le armi da fuoco.
Crea? Tempesta di sabbia, doppietta. Facciamo? Facciamo? Non hai spazio nel tuo inventario. Ho capito, ma tanto mi perdi. Vabbè, buttiamo l'asse chiodato. E vabbè, che te devo dire? Perfetto, tempesta di sabbia, lo mettiamo qui. Nice. Su. Oh oh. Oh oh. Abbiamo le molotov in mano, sì. Questo è un runner. Farà un casino esagerato, vero? Olè! E namo. Cosa cazzo? Ammazzala, ammazzala, ammazzala presto. Ok, perfetto, lei è morta. Adesso io me la farei da qui, onestamente, no? Sembra decisamente più sensato che correre in mezzo a loro. Soprattutto con quel bestione in mezzo ai coglioni. Facciamo di qui, facciamo prima. Allora, com'è la situazione qui? Che cazzo? Ma le intelligenze artificiali di sti cosi fanno davvero schifo. Cioè, sti qua esplodono non appena sono in un raggio X, senza neanche vedermi. Esplodono e basta, praticamente. Vabbè. Che dire? Eccezionale. Merda. Cerca destra del container. Sì. Porca troia. Esplode? È esploso, perfetto. Ha fatto danno a me, eh? Non ha fatto danno. Scommetti che sta lì la tessera del container. Ma vaffanculo. Lo scemo. Ma quella doppietta qua. Ciao Jenny! Buonasera, bellissima, buonasera. Come va? Ho sbagliato a usare la doppietta qui, mi sa. Chi è che è? Un runner? Va bene, salta, salta se c'hai coraggio. Tutto bene, qua tutto bene, qua tutto bene. Non possiamo lamentarci, direi. Che mi racconti, carissima, che mi racconti? E cadi? Aia. Ok. Senti, facciamo quella pistola, va, facciamo prima. No, ho mancato due colpi! Ok. Eeeh, c'è anche Barbara, attenzione. Nulla di nuovo? Anch'io ti direi niente di... niente di particolare. Stavamo parlando prima con Barbara di quando si trasferirà a Milano, fra pochissimo ormai. Jenny, verrai a trovarci? Ciao, bellissimo. Aiuto gli occhi. Se Barbara va a Milano, sì. Vabbè, Barbara ha detto che già è pronta a partire, praticamente. Come non viene a Milano? Ho capito male io? A me sembrava proprio... cioè, praticamente già fatta la cosa. Non so se sei cattivo fa... ma... io? Cioè, Barbara mi mente e io sono quello cattivo, non ho capito. Oh, elementi elettronici. Ma io dove... come dove vai a vivere? C'hai il ragazzo qui a Milano. Vieni a vivere da Luca, no? Hai una vita al freddo. Vabbè, dai. Nel senso. È un bel posto Milano, anche se, insomma, d'inverno è un po'... un po' pesantuccio, però... può essere che sia qui? Cos'altro devo cercare qui dentro? Io, tipo, solo al piano superiore, immagino. Io che volevo conoscerle, è vero? Perché voi non vi siete mai conosciute.
cioè dal vivo almeno. Ma in realtà neanche noi ci siamo mai conosciuti, Jenny, se è per questo. Dovevamo vederci una Games Week tipo un sacco di tempo fa, ma alla fine non se n'è più fatto nulla. Perché tu non sei venuta, tipo. Ok, niente, va bene. Ok, prossimo obiettivo. Vabbè, ma tu non sei importante. Ma con che cattiveria. Raga, io sto finendo le munizioni, ridendo e scherzando, eh. Ridendo e scherzando, ma non c'è un cazzo né da ridere né da scherzare. È vero, stavo male, credo. Non ricordo anche quello, effettivamente. Come? Ma com'è che quando ci siete tutte e due io mi devo essere preso a male parole? Scusatemi. Come funziona sta cosa? C'è un dogma, praticamente. Se vado a Milano, comunque propongo un caffettino, così la conosco. Per me va bene. Oh, scusate. Non fate caso a me. Continuate pure la vostra cena. Oddio. Allora, com'è la situazione qui? Perfetto, qua sta esplodendo tutto. Allora, io farei tipo fuori te, se ti decidi a cadere per terra, grazie. E mori. Orca puttana. Che brutta situazione. Grazie. Posso muovermi? No, non posso muovermi. Fammi saltare, Dio! Quanto fa schifo sto gioco, ragazzi. Quanto fa schifo. Quanto mi fa girare. Quanto mi fa girare i coglioni, Dio buono. Io sono scioccato da quanto... Grazie, Barbara. Grazie. Grazie mille, esattamente. Sì. Sì, esatto, sì. Cosa posso usare io? No, no! Ma sì, vabbè, ho capito. Manco la rincorsa, praticamente, ormai. Allora, come li gestisco io sti qua? Così, mi sa. No. Capisco manco se le mie... se la mia schioppetta fa danno o meno qua. Non posso completamente ignorarli, no, vero? Andiamo al caffè con i gatti. E sai che ci sono andato... forse te l'avevo già detto. Ci sono andato quando era venuta Valentina qui a Milano, che ci eravamo beccati. Cioè, praticamente qui a Milano c'è un negozio che si... è un cat caffè. Tu vai a prenderti il caffè, però ci sono i micetti, no? Che girano per il locale e... se sono interessati a te, vengono a farsi fare le coccole. Ok, propongo la tattica del me ne sbatto il cazzo dei nemici. Ok, abbiamo trovato munizioni fucile, perfetto. Terrapieno, qua c'è un'altra doppietta. Ecco la tessera. Dai, su. Allora, cosa buttiamo? Buttiamo la barra pesante, direi. E prendiamo la doppietta, che sono un sacco di soldi. Davvero? Sì, sì. Dove devo andare? Di lì. Va bene. Fuggo. Ah, succate. Ho sprecato un bel po' di munizioni però per questa cosa, eh. Avrei fatto meglio a non utilizzarne proprio. Alla fine non ci ho guadagnato niente dallo sparare in giro. E quanti sono? Non lo so, tipo, boh, una decina, credo. Sono un po', in realtà. Non sono tipo due o tre. Più di tre mi parte l'allergia, eh. Allora mi sa che io e te non ci possiamo proprio vedere, Jenny, perché io sono sempre ricoperto di peli di gatto. Sempre. Sempre, forever, proprio. E che ce la fai? E che ce la fai? Ok.
Lavati. Non funziona, Jenny. Sono sui miei vestiti. Sui miei vestiti, nelle mie mutande, nel mio cervello. Ti racconto... Che cazzo è che mi sta colpendo? Ok, non li vedevo. Ti racconto sta cosa. Praticamente, qualche tempo fa, credo... Cos'era? L'anno scorso? Tipo a febbraio, sono sceso a casa di mia nonna. Ok, a Reggio Calabria. E mia nonna è una maniaca del pulito. Quindi tutto il primo giorno in cui io sono sceso, cioè tutto il primo giorno dopo che io sono sceso, lei non ha fatto letteralmente altro che pulire i miei vestiti dai peli di gatto. E ti sto parlando di 24 ore buone, in cui lei non ha fatto altro che pulire i vestiti. Non è che mi fa... No, era per dire, era per spiegare. No? E io devo andare sulla torre. Entra nella centrale secondaria. Sì, devo andare sulla torre io. Aspetta. 24 ore buone in cui lei ha passato i rollini per pulire dei peli di gatto. L'ha messo tutto in lavatrice. Insomma, ha fatto tutto quello che poteva in suo potere per lavare il tutto. Ma tu da dove cazzo sei uscito? E niente, fatto sta che il giorno dopo già ero di nuovo pieno di peli di gatto. E... è pazzesca. Neanche mia nonna riusciva a spiegarsela sta cosa, perché davvero si era messa proprio pelucchio per pelucchio a levarli. Il giorno dopo di nuovo pieno. Ormai a questo punto credo sinceramente di produrli i peli di gatto io. Non credo che ci siano altre spiegazioni logiche. Come faccio qui esattamente? Questo esplode, va bene. Fare tipo così? No. Come faccio a salire io qua? Bro? Niente, allora andiamo a Starbucks. No, vabbè, dai. Starbucks, guarda, piuttosto anche no. Piuttosto che andare da Starbucks, davvero... non lo so. Cioè, boh. Poi i gatti muso puzzano. Non è vero che i miei gatti puzzano. Sei tu che sei scema in culo. Sei convinta che solo perché gli puzzava l'alito una volta. No, in realtà gli puzza sempre l'alito. Ok, l'alito puzza. Ma a tutti gli animali puzza l'alito. È inutile dire il contrario. Sarebbe una menzogna. Sto ancora cercando di capire come cazzo entro da qui. Quello è ancora vivo? Quello deve esplodere? Esplode qualcosa? No. Non lo so allora, come faccio a salire qui? Qua c'era la scala, ma adesso è rotta. Vabbè, qui non ci sono runner, non ci sono neanche spitters, quindi... Io pure il cane che mi passa sotto lo stendino della roba per lavata, ma il rotolo cinese super strong... No, anch'io ce li ho! No, aspetta. Boh, che poi sembro pazzo. Dammi un attimo. Giusto per chiarire. Uno. Due. Tre. Quattro, pure questo che... Cinque e sei. Cioè, più di così... Ti mando il link. Ho capito, Jenny, che cazzo. Cioè, non è che posso impiedirmi la casa di roba per i peli. Disastro, cazzo. Arrivo subito. Ok, rieccomi. Ti vedi, in questa poca è come la scopa, lunga come la scopa e prende tutto con lo Swiffer, come si chiama? Ah, no, vabbè, ma quello è per pulire. Io parlo proprio dei peli di gatto sui vestiti. Non parlo per terra. Per terra sì, anche noi abbiamo lo Swiffer. No, no, non sto capendo allora. Raga, come faccio ad arrivare lì?
Forse devo tipo spostare qualcosa. Riso da Paimon? Ciao Flash, buonasera caro. Bentornato, come va? Come va? C'è qualcosa che magari devo prendere? Non lo so, non capisco. Ho sonno. Guarda, mi sembri Barbara. Sembri Barbara ogni mattina la prima cosa che mi scrive è ho sonno. Ogni mattina no, però me lo scrive almeno una volta al giorno, direi, a questo punto. Alle 6 del mattino? Ti svegli alle 6 del mattino per andare a scuola? Che sbatta la scuola, Dio santo. Domani anch'io mi devo svegliare. Ah, cazzo, è vero, io domani mi devo svegliare presto. Che cazzo? Tu da dove sei uscito, scusami? Raga, io non capisco come faccio ad arrivare lì sopra, però. Cioè, cosa devo fare? Tipo, salto su un mostro, su un nemico? E non ci arriverò mai lì. Ah, vabbè, ma non si era attaccato la prima volta. O sono pazzo io? Non capisco. Qua sto per prendere danno, vero? Sì. Oh, è come se sto per prendere danno. No, beh, non ho capito in base a cosa si attacca o meno. Qual è la logica? Che cazzo? Ma tu da dove sei comparso che sei un runner? Ma che cazzo? Sì, perché io dormo poco, ma questa cosa, insomma, è proprio bellissima. No, va bene, sì, è vero, lei dorme poco, effettivamente. Senti, ti calmi un attimo che ti arriva giù una roncola in testa. Allora, io vorrei fare fuori sti qui, giusto per pulirmi un attimino la strada. Ok, questo è morto. Via. Spero che non spawnino all'infinito, perché la cosa mi farebbe davvero incazzare. Ah, ma mi stai dicendo che questa fa meno danno di una pistola? Cioè, una carabina fa meno danno di una pistola, va bene. Come dici tu, bro? Ok, così morirai? Sì. Cadi per terra, grazie. Ok. Ole, adesso, qui abbiamo finito, abbiamo ripulito tutto. Quanto hai dormito oggi, Barba? Dai, sentiamo. Allora, e vedi, qua si aggrappa. E poi? Cosa devo fare? Non questo, a quanto pare. Abbiamo battuto il Lazio di Isa. Attenzione. Ah, perché alcuni hanno tipo il coso rosso e altri no. Va bene. Però è solo questo che non c'era il coso. Cioè hanno il... Alcuni hanno la recinzione, altri no. Come tolgo la recinzione? Non si sa. Ah, stai a vedere che devo tipo attivare qua. Vabbè. Beh, giustamente, altrimenti a che cazzo mi serviva la chiave? Giustamente. No, allora, qua avevano ragione, effettivamente, gli sviluppatori. Altrimenti, cioè, sta chiave me la mettevo nel culo e facevo prima. Potevo arrivarci. C'è uno zombie? Ah, no, si è impiccato. Permesso. E soprattutto dormi. Ah, vedi, 9 ore sono poche adesso. Certo, Barbara, va bene. Vedi, 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 Flash. Gente che si lamenta. Non sono depresso, dormo di più. Soprattutto dormi il pomeriggio. Il pomeriggio dormi sempre ormai. Oggi sono sicuro che hai dormito. Ale. Done. Awesome. E mo? Now find the control panel at the base of the mast and turn it on.
Ah, da quella parte? Ok. Messo, scusate. Questo qua, giusto? Ok. Get to the top, no sweat. Come faccio? Non mi hai spiegato come devo fare, però. Si è aperta tipo una porta da qualche parte? Non mi pare. Ah, forse posso aprire le cose? No. You've got to be fucking kidding me! Sì! Sì! Dovrei dirlo io questo! Sì! Sì! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma perché adesso sono spawnati tutti? No, vabbè. Quindi che devo fare? Entro dentro, tipo? No, qua è pieno. Ma che solito devo svegliarmi e seguo il cazzo... Vai tranquillo, Flash, ci becchiamo domani sera se ci sei. Ciao, bello. Mamma mia, che disastro di gioco. Che disastro di gioco. Cioè... senza alcun... sono morto senza alcun motivo. Senza alcuna logica, senza alcuna spiegazione. Ma che cazzo? Allora, io vedo i cavi lì. Io li vedo i cavi lì, ma io scommetto che se salto crepo come uno stronzo. Stai a vedere. No, ce l'ho fatta. Però quelli sotto non potevo farlo. Per qualche motivo. Per plot reason. E mo? Dove vado, di qua? Tipo? Ok. Dai, perfetto. Ok, adesso. Ah, mamma mia. Ah, Jenny! L'hai vista la prima puntata di Attack on Titan? Che cazzo, stavo cadendo. Mi sta finendo il machete in tutto questo. Dovrei probabilmente sostituirlo a breve. Quanto manca ancora, minchia? Ancora 20 metri devo salire. Sono tanti 20 metri, eh. Sì, vado di qui. E poi salgo di qui. Perfetto. Dai, 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 che ce la facciamo. E wait till I'm all the way up here to stop breathing. Apprezzo l'autoironia. Non era qui che dovevo andare? A quanto pare no. Perfetto. Dove... dov'è che è? Qui? Ah, qui, ecco. Olè. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. Uh-oh. There are still survivors inside the walls.
They plan to firebomb Haran, but if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Holy shit! There's someone alive in the quarantine zone? Hey, do you copy? Do you copy? It's Squadron! I knew it! That was too close. Ah, che brutti sti cosi in mezzo, però sarebbe stato bellino la visuale sullo sfondo. Do you copy? What the hell do you want? We want to offer you a chance to get out of that horrible place. Oh yeah? And why would you do that? I never found out who had your precious file. You don't even have to pay the rest of my fee. Water under the bridge, Kyle. We're best off just to move past that. All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you. And we'll send a nice, safe helicopter to extract it. You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane. Oh my god. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research and everything will be fine. You want the research? Just fucking wait for my signal. Ah. Savvy, you there? The amplifier's installed. Brilliant, Crane. Now just zip line down. That tunnel I mentioned is near where you land. Da che lato? Di lì. Ok. Madonna mia, che ziplinata. Figa, va da... Ma, cioè... Un po' poco realistico. Figa, questa discesa vai almeno a 150 km orari a sfracellarti contro un cazzo di muro di pietra. No, no, no! Ok. Più plausibile. Più plausibile. Non riesci a aggrapparti a sta roccia? Beh, dai. Non è andata poi così male. Ok, siamo riusciti a salvare la situazione. Oh, ehi. Hey. Bene. Siamo riusciti a salvare la situazione e forse abbiamo una via di fuga? Troppo bello per essere vero. No. Nothing can go wrong with this plan. No, la musica ansiogena però. C'ho anche poche munizioni, non fate scherzi, raga. Sì, io. Si corre. Devo correre per 300 metri, tipo. Vabbè, 300 metri non sono poi così tanti. Forse riuscirei persino io a correrli. Ok. Vabbè. Qua ero... Sono andato full YOLO, cioè... Non ho neanche una giustificazione. Ho detto, boh, spero di riuscire a superarlo, invece no. Mi sembra una stronzata cercare di combattere tutti sti qua. Non credo che ne uscirei vincitore, onestamente. E anche se ne uscissi vincitore dovrei sprecare troppe munizioni, troppe risorse, non vale la pena. C'è ancora il tizio qua? No, perfetto. Tirerei dritto. Nel caso ho una molotov per eventuali runner. I runner sono il mio unico problema. Come al solito, direi. Ok, dai, sono abbastanza vicino. Beh, cosa devo fare qua? Posso salire sopra? Sì, ok. Ok, qua dovrebbe essere una zona safe, no? Il passaggio è bloccato. Arrivano i zombie. Mi azzarderei a dire che è una zona safe. Bassi fondi. Mi sa che non è di... Aspetta! Ma qui dove cazzo siamo? Siamo dove ci hanno portato... Gli smugglers, come si dice, i contrabbandieri che ci hanno fatto arrivare alla città vecchia.
Perché questa è quella per i bassi fondi. Ma è comunque Raiz è ancora vivo. Posso credere mai che non abbia intenzione di farcela pagare per tutto quello che abbiamo fatto? I got a message out to the world and just in time. The ministry's bombers peeled off and left. But then the GRE contacted me. Since they want me to get Dr. Zera's research together and give it to them so they can convince the world they've been working on a cure instead of a way to profit off people's misery. Fuck that. I've got other plans. Fuck them. Yes! Yes, cosa? Dr. Camden, this is Kyle Crane. Can you hear me? I can hear you. Are you on your way? I'm ready to work. Just bring me the samples. That's exactly what I intend to do, Doc. Just remember, okay. I'm surrounded by an army of infected. Come se fosse una novità, voglio dire, cioè. Expect me soon. Good. Not like I'm going anywhere. Ma Dio. È quel tempo di finire il dialogo e già mi attaccano. E dai. Ok. Eccolo qua. Che palle, levatevi, dai. Devo muovere prima che arrivi il mondo. Vabbè, è un portafogli, ma che tristezza. Spero almeno in qualche munizione. Qui cosa abbiamo? Oh, munizioni. No. Pensavo fossero munizioni. Ci ho sperato. Peccato. Ok, 200 metri da qua. Qui c'è un rifugio volendo. Potrei liberarlo sopra. Vale la pena? Va, quasi quasi. Ma sì, dai. No! Dove vai? Folle. Dov'è il rifugio? Più giù di qua? Fottiti. Tipo qui? Dove cazzo sta il rifugio? Qui sotto. E chi c'è qui sotto, scusami? Me la cavo con un accetta? Perfetto, anche senza. Fantastico. Super nice. Allora, vediamo cosa abbiamo qui. Quindi il rifugio dove sta esattamente? Ah, è qui? No? Cos'altro c'è che... Rendilo sicuro. E qua sono. Perché non è sicuro ancora? Non capisco. Non mi è chiaro. C'è tutto. Tutto pronto. Però non è sicuro per qualche motivo. Boh, vabbè. Sti cazzi, aggiungerei. Tanto. Uh-oh, uh-oh. Salta, 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 salta. Ok. Cazzo, 16 munizioni sono poche! Pensavo ci fosse qualcosa da questa parte. Come ci arrivo lì, da lì? Ah, fuck me. Qui c'è gente brutta con cui non voglio avere a che fare. Dai, dai, corri, corri.
Dove sta il posto? No, io però devo prima andare da... qui per forza, mi so. Dai, sì. Credo che qui abbiano modo di vendermi delle munizioni, perché non posso buttarmi in mezzo ai... mezzo agli zombie senza munizioni, dai, senza risorse. È una pessima, pessima, pessima idea. Ok. Salve. Più in alto, giusto? Va bene, tanto adesso ci riposiamo. Survivor is inside. Ok, salve. Eccoci. Allora, prima cosa, riposiamo. Seconda cosa, riposiamo di nuovo, perché vogliamo andare di mattina. Non vogliamo gli zombie... Se possiamo scegliere fra zombie e zombie incazzati, scegliamo gli zombie, base. Terza cosa, vendiamo tutta la roba in eccesso. Non credo che ne abbiamo molto, però. Gioielli. Sacchetto. Vendiamo tutto. Caffè. Sigarette. Perfetto. Terza cosa, compriamo quello... Minchia, 911 di danno? Vabbè, la mia fa 1400. Non è così forte. Perché ha 25-30? Mi ha... 25-30. Allora perché è viola? Cos'è, tipo una skin più bella? Boh. Non lo so. Vabbè, fatto sta che non compreremo questa doppietta, mi sembra ovvio. Frecce elettriche. Possono essere interessanti, ma costano un'ira di Dio. Perciò non credo che le prenderemo. Prenderemo invece assolutamente tutte le munizioni possibili. Carabina, fucile e pistola. E poi vendiamo un po' di roba, tipo abbiamo una doppietta di troppo e la vendiamo. Falcetto, roba leggendaria, ce la teniamo. Poi abbiamo anche questa in realtà. Minchia, la doppietta questa qua è ancora più forte della tempesta di sabbia che abbiamo equipaggiato. Ma faccelo cazzo. Quindi vabbè, teniamo questo, vendiamo questo, 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 questo. Anche questo direi, sì. Shuriken Premium, sì. Teniamo gli shuriken esplosivi. Possono fare comodo. Va bene, a posto così. Vediamo se il nostro carissimo dealer ha qualcosa per noi. Prendiamo tutta sta roba. Lo scudo no. Ok, a posto. Lo spago utilissimo. Così possiamo fare le molotov in caso di necessità. Anzi, sai che ti dico? Facciamo subito le molotov. Ne ho solo una. Kit di pronto soccorso, siamo abbastanza messi bene. Io farei molotov proprio... Pam pam pam. Che si sono dimostrate molto utili. Per ora basta così. Prima di proseguire vado un attimo in bagno. Torno subitissimo.
Rieccoci. Allora, prepariamo l'ultimo batch di Molotov, tanto alcol ne abbiamo in quantità industriale. E proseguiamo. Dove proseguiamo? Proseguiamo di qua. Mamma mia! Grazie Gesù che ha fatto quel salto. Quel salto di troppo che non aveva senso di esistere. E quello? Scusami. Che sei scemo? Ma scusa? E che problemi hai? Vabbè. Chi sono io per giudicare, d'altronde? Ci arrivi? Che ci arrivi, bro. Dai, non mi dire che non ci arrivi, non ti credo. Vabbè, in un modo o nell'altro ci siamo arrivati. Guarda, vediamola così. Ma sì, cosa? È arrivata quell'altra. Ma sì. Che vuol dire ma sì, Barbara? Ok, siamo più o meno arrivati alla clinica. Doctor, c'ho sotto un cannone. Ah, per le Molotov, dici? Gli sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo ti fanno sempre ridere. Apprezzo molto questa cosa di te. Belle le cheat. Che cazzo? Aia. Mica come quell'altra? Quale quell'altra? Stai parlando di una delle mie ex o quell'altra inteso come quell'altra citazione? Non sto capendo. Allora, io non penso di voler andare ancora più in basso, onestamente. Di sicuro non così. Porco tutto l'universo conosciuto e non. Succhia. Dio benedetto! Lo dico dopo in privato, va bene. Dropkick! Fanculo. Quanta vita che ho perso. Non voglio smettere le persone in pubblico. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Beh, in tutto questo ho fatto un po' una cazzata, mi sa. Un po' tanto una cazzata. Ma comunque non è una delle tue ex. Ok, ok. E come faccio a entrare esattamente io? Ah, forse devo entrare proprio dall'ingresso principale? Quanto pare sì. Va bene. Sì. Ciao, mate. Yeah, that's me. Name's Crane. Use the elevator. Push the button for the bottom floor. Ok. Ah, qui. No, cos'è la statuetta? Dove c'è? Ah, eccolo. Pip. Pam 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 para pam 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 para para pam 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 para pam pam pam. Che spavento! Sei pazzo, gatto. Ma che è così che la gente muore di infarto, eh? Io te lo dico. Non va che mamma non torna almeno per un'altra settimana. Poi sono cazzi tuoi se non c'è da mangiare. Vabbè, mangiano me. Mangiano il mio cadavere, perché ci penso. Secondo me se io morissi i miei gatti mi mangerebbero. Cappotto. Scusa? Oh, by the way, we're on backup power now, so we have minimal functionality. I needed extra power for my last experiment, and the generator's overheated and shut down.
Perché questo dottor Camden inizia a puzzare un po'? Connessioni col GRE? Esperimento? Ah, sangue ovunque? Sì, bello l'effetto comunque degli occhi con l'acqua addosso, eh. Cioè con... Bastardi. Tua mamma! Tua mamma! Sprecato le munizioni, e questa è la cosa che mi dà più fastidio, non l'essermi cagato sotto. Aver sprecato munizioni. Figlio di puttana. Ecco, e qua diventa un horror vero e proprio, che palle. Ma non voglio un horror vero e proprio. Stavo così bene alla luce del sole. Ma perché questo non me l'ha fatto vedere? Scusami. Vabbè, la mia visione a raggi X non funziona proprio benissimo, mi sa. So. Carichiamo. Ah, ok. Quindi io dovevo entrare per forza qui, praticamente, mi stai dicendo. Cos'è che c'è qui? Perché mi dice che c'è qualcosa qui? Oh, mi sa che una volta era una porta scorrevole questa. A occhio e croce. Ah, da qui. No, il ratto. Che palle. Perché deve diventare ansiogeno adesso? Questo si sveglia, sicuro. Dai, era ovvio. Era così ovvio. Figli di puttana. Mai fidarsi. Mai e poi mai. Eh sì, è che ci vuole, no? Minchia. In effetti. Allora, qui. Che facciamo qua? Per forza. Ma non muoiono con un colpo solo questi? Vabbè, per te che sei da solo direi che la mazza dovrebbe bastare. Opla. Vabbè, Doc, continua a parlare però. Dimmi un po'. Eccolo lì. Sapevo io. Perché per il momento non mi sembri troppo affidabile, quindi se continui a parlare magari mi dici se mi posso fidare o meno. Aspetta, chiudi qua, chiudi qua. Ah, cazzo. Ah, sì?
guess how well that worked out. Sarah and I both got stuck here. Non benissimo, mi sa. I never cleared the infected from that part of the facility as I never had reason to go in there. Dai. Quindi cosa devo fare? Devo entrare qui? Vabbè, io stacco, va bene, boh. Buonanotte. Che porta apri esattamente questa qua? Ok. Senti. Che vogliamo fare? Andiamo full no Russian. Esplode? Esplode. Va, stupido. Stupido che non sono altro. Stupido che non sono altro. Sparata una bombola del gas, cazzo. Cosa mi aspettavo sarebbe successo? Scemo, scemo, scemo. Vabbè, dovremmo aver ripulito la zona comunque. Quantomeno. Bene, mi dicevi? Da qui dobbiamo aprire. E poi condotti di aerazione? A posto. Non sento nessun altro, quindi io... Dai, illuminiamo un po' la zona. Potete morire, please, prima di raggiungermi? Mi sa di no. Strong. E gli altri credo che siano tutti bruciati. No, ci sei tu. Ole. A posto. Qui dovremmo essere lisci. Giusto? Penso. Dove devo andare? Di qua. Ok. E quindi chi era questo operatore della GRE? Amir? Mi verrebbe da dire. L'unico che per ora non abbia ancora una backstory importante. Quindi boh. Ok, vado di qua. Sì, penso di dover andare di qua. Perché c'è questa luce devastante? Ah, ok. Ah, ok, ok, ok. Chiaro, chiaro. Adesso vado di qua. No. È pieno di gas. Non posso alzarmi, tipo? Ah, quelli vanno così tranquilli in mezzo al gas? Ma siamo sicuri? No, io non posso dover andare di qui, scusami. Cioè, mi sembra molto strano. Invece sì, devo andare di qui. E cosa faccio qui? L'unica cosa che posso fare è tipo fare così. Salto qui, poi lì, lì. E una volta che arrivo lì, da lì... Proviamo. Ok, sì, ha funzionato. Anche meglio di quanto mi aspettassi. Onestamente, scusami Dante, non volevo farti spaventare. Ragione tu. Vabbè, io ok. Basta fare così. No, perfetto. Dove vado? Io di qua. Ok, una volta che sono qui, che faccio? Qui tipo, però questo non si apre, quindi che faccio? Non mi è chiaro. E forse dovrei tipo prendere... ma no, non mi porta da nessuna parte il coso giallo.
Magari mi conviene davvero fare un po' di questi qua. Proviamo così. Punti abilità da spendere. Andiamo mentre loro... Ah, minchia, neanche tanti. Picchia terra, che fa cadere i nemici. Questo potrebbe essere interessante. Ci darà ma due mani. No, vabbè, però... Boh, un po' inutile ora come ora. 12, 13, 13... 24, minchia, si può arrivare a livello 24. Vabbè, prendiamo questo tanto. Livello di agilità. Facciamo calcio di rimbalzo esplosivo. Ma no. Scavalca e a terra. Fanno tutte pena. Facciamo caduta attutita. Sopravvivenza al rampino. Nice. Ok, puoi prendere la ricompensa del tuo nascondino in qualsiasi rifugio oppure farti... Ok, quindi devo tornare... ma vaffanculo. Devo tornare al rifugio? Quindi adesso non mi servirà un cazzo questa abilità. Che seccatura. Questo ancora non è morto, posso credere mai? Ok, è morto pure lui, bene. Opla. Eccoci qui. Con una sola molotov abbiamo risolto tutta la situazione. Credo di dover abbassare qui. Esatto. Ok, sì. Era abbastanza... O meglio, era... raggiungibile come logica. Ragionevole, anche. Perché appunto... sì, ciao. Ciaone. Perché appunto c'era la roba luminosa, tipo questo qua. A te non piace proprio... Oh cazzo, ma sei un deficiente. Ma così fai esplodere tutto, babbo di minchia. E dove devo andare io? Stanza per i dei generatori. Che è dove? Dall'altra parte? Perfetto, grazie. Era esattamente quello che non volevo fare. Grazie mille. Che cazzo sono? Ma che giri sta facendo? Non capisco. Ok. Dove sei? Dove stai? Toh, via di questo. Cioè praticamente devo farlo ammazzare da solo sto qua. Allora, quello lo raggiungo correndo da lì. Sì, che poi lui è pure lento, quindi non dovrebbe essere un pericolo overall. Attacchi? Attacca? Vai, babbo. E dai. Dai che ce la fai? Credo in te, forza. Forza, dai. No? Niente? Vabbè, ci penso io. Ancora non ne vuole sapere di crepare sto qua? Perfetto. Hai visto che un colpo di doppietta risolve sempre tutto. Allora, cosa dobbiamo fare qui? Ah, ma che palle. A posto. Esplode la cosa? Questo? Facciamo fuori pure lui. Chi rimane qua? Quello è morto. Ok, dovremmo essere a posto qui. Qua non credo di voler aprire. Devo andare sotto? Ah, devo attivare questo e poi oltrepassare il muro. Ok. Fammi finire di prendere la roba qui. Beh, alla fine dai, mi è costato solo un proiettile di pistola e un proiettile di fucile a canne mozze. Ragionevole, direi.
Ah, da qua. Chi se non si vede niente mai. Doc. Non si vede niente mai qui. Questa parte è un po' ansietta, devo essere sincero, perché puzza tanto di horror vero. Mentre prima eravamo bene o male sempre al sole o in generale in situazioni abbastanza limitate in termini di pericolo. Qui mi sento molto... Beh, sì, ci sta. Rifacciamo lo stesso giro di prima? Ma soprattutto io posso arrivarci lì sopra, mi sa di no. Ma in realtà sì, così. Io eviterei lo scontro diretto con quegli zombie, onestamente. Facciamo lo stesso giro che abbiamo fatto prima e via. Da qui posso... Sai che non so se... Posso provare... Però è un po' pericolosetto. Ah, potevo fare... C'è lo shortcut qua. Un po' pericolosetta come cosa. Proviamoci comunque. Ok, ce l'ho fatta, meno male. No! No, urca troia. Meno male. Salve. Mi ha pure visto? Attenzione. Bene, dobbiamo solamente avviare il processo di decontaminazione adesso. Quindi ritornare alla... No, non era qui. Dove cazzo era il coso qui? Ok, eccoci. Perfetto. Qui abbiamo già ripulito tutto, credo, sì. Sì, eccoci. Questa, giusto? Ma io che faccio qua? Gli lancio una cosa, per forza. Una molotov. Obbligatorio. A meno che tipo non pulisca anche l'oro. Ah, sta decontaminando l'oro, non me. Ok, meno male. Aia, che cazzo è? Cos'è che mi ha fatto danno poison? Quello dall'altra parte della porta? Ok, io mi aspettavo che la decontaminazione avvenisse in questa stanza, questa dove sono io. E invece no. Meglio, per carità, meglio. Mi sono risparmiato sicuramente una claymore e forse anche un colpo, un paio di colpi di pistola e di shotgun. Raccattiamo tutto il possibile qui, anche se sono spicci. Quasi inutile. Alcol. Alcol è comodo in realtà. Di super utile. Bene, devo andare di lì. Jumpscare? No, niente jumpscare? Adesso che si gira? Neanche. Strano. Prima o poi arriva il jumpscare, me lo sento. Eccolo. Ah, no. Crane. Salve. To be finally shaking hands with you. Now, let's have those tissue samples, shall we? Hey, Doc, you mind if I show you a photo? No, just one minute. Una foto? Che foto? Alright, we'll just let that run. That's gonna take quite a while. Now, what was it you wanted to say? Hey, that's him. That's the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes. Ah, vedi, era lui. Era Amir. Sapevo io. What are you doing with a picture of him? We had a mutual friend. The samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here won't have been for nothing.
Where's the rest of the data, by the way? I know Zara prepared two packages. Yeah, I'll have to get back to you on that, Doc. Right now I have some GRE shitheads to confront. GRE? Crane, you watch yourself around them. Their public face is a lie of epic proportions. Those people are all heartless, lying bastards. I hear you, Doc. And thanks. I'll be in touch. Oh, beh, dai. Non ci ha ammazzati, che... voglio dire, per ora non c'è il twist che mi aspettavo. E va bene così, direi. Sentite, io mi sa che stacco qui per stasera. Sia oggi che ieri ho staccato un attimino prima. Ieri sera, perché sono scemo io, pensavo fosse già mezzanotte, in realtà erano ancora le 11. E stasera perché domani mattina mi devo svegliare presto, quindi... mi sa che per ora ci fermiamo qui. Proseguiamo domani sera. Io credo che ormai siamo davvero alle battute finali. Penso che domani sera vedremo il finale di questa storia a occhio e croce. Potrei sbagliarmi, ma penso che sia arrivato bene o male il momento della risoluzione. Quindi niente, beh, diciamo che oggi la puntata è stata un po'... insomma, ci sono stati un po' di... problemucci, ma ormai siamo abituati, nel senso che questo gioco ha dimostrato ampiamente di avere dei limiti abbastanza importanti, mettiamola così, sia dal punto di vista della trama, sia dal punto di vista del combat slash gameplay, quindi niente, questo è il mio parere purtroppo. Spero che Dying Light 2 rimedi a tutti gli errori che ha fatto il primo e sia un'opera tutto sommato migliore in tutto e per tutto. Detto questo, signore e signori, un bacione, grazie mille per essere passati come al solito, ci vediamo domani sera alle 20 di nuovo, e niente, statemi bene, buonanotte a tutti, alla prossima,